Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Racconti per Bambini Liberi. Oggi leggiamo Il piccolo coniglio bianco. C'era una volta un piccolo coniglio bianco. Un giorno uscì di casa per andare a raccogliere dei cavoli nel suo orto e preparare una bella minestra. Quando però il piccolo coniglio bianco tornò a casa, trovò la porta chiusa. Decise quindi di bussare. Toc toc chi è? domandò un vocione da dentro. Sono io, il coniglietto bianco. Ho appena raccolto dei cavoli e devo preparare una minestra. Beh, io sono la capra capresta e se non te ne vai, ti salterò in testa. Il piccolo coniglio bianco scappò a gambe levate. Camminando, camminando, incontrò un toro e gli chiese aiuto. Sono il coniglietto bianco. Sono andato a raccogliere i cavoli nel mio orto e quando sono tornato a casa, per preparare una minestra, ho trovato chiusa dentro la capra capretta, che se mi salta sopra, fa di me una polpetta. Puoi venire con me? Io no, io non vengo. Ho paura, disse il toro mentre se ne andava. Il piccolo coniglio bianco continuò a camminare e incontrò un cane. Sono il coniglietto bianco. Sono andato a raccogliere cavoli nel mio orto e quando sono tornato a casa per preparare una minestra ho trovato chiusa dentro la capra capriglia che, se mi salta sopra, mi fa in poltiglia. Puoi venire con me? Io no, io non vengo, ho paura, disse il cane mentre se ne andava. Il piccolo coniglio bianco continuò a camminare e incontrò un gallo. Sono il coniglietto bianco. Sono andato a raccogliere cavoli nel mio orto. E quando sono tornato a casa per preparare una minestra, ho trovato chiusa dentro la capra caprulla che, se mi salta sopra, mi smaciulla. Puoi venire con me? Io no, io non vengo. Ho paura, disse il gallo mentre se ne andava. Il piccolo coniglio bianco continuò a camminare, sempre più triste e senza speranza di riuscire a tornare a casa sua. Però proprio in quel momento incrociò una formica che le chiese: Che ti succede, coniglietto bianco? Sono andato nel mio orto a raccogliere cavoli e quando sono tornato a casa per preparare una minestra ho trovato chiusa dentro la capra capraccia che se mi salta sopra mi schiaccia. Beh, se vuoi io ti accompagno, disse la formica, io non ho paura di una capra capretta. I due si incamminarono verso la casa del coniglietto e bussarono alla porta. Toc toc, qui non entra nessuno, disse un vocione da dentro. Io sono la capra caprena e se non ve ne andate di corsa vi salterò sulla schiena. La formica allora rispose: Io invece sono la formica nemica, e se non apri ti pizzicherò come un'ortica. La capra scoppiò a ridere. In quel momento la formica entrò per il buco della serratura, si avvicinò alla capra e, Zac! le pizzicò con forza la pancia. La capra scappò come un razzo, dicendo: Io sono la capra capressa e in questa casa non tornerò perché non mi interessa. La formica aprì la porta al piccolo coniglio bianco. Con i cavoli prepararono una gustosa minestra e la mangiarono senza fatica, ma a me non la offrirono mica, perché dissero ci dispiace, ma è finita. Grazie per averci ascoltato. Se ti è piaciuta la storia di oggi, puoi lasciare una recensione e iscriverti al podcast per non perderti i prossimi racconti. Ciao!